tutti, oggi sono qua per parlarvi dei nuovi manga che sto seguendo. Ho già fatto due video di questa tipologia qua sul canale in cui vi parlo dei manga che sto attualmente seguendo, quindi di cui recupero il numero appena esce ogni mese o due o quelle due volte l'anno. Ad oggi continuo a seguire i manga che vi ho citato in precedenza, quindi non starò a ripeterli in questo video, ma vi citerò esclusivamente quelli che ho iniziato a seguire da poco tempo. Partiamo subito con Blue Flag di Kaito, edito da Planet Manga al prezzo di 4,50€. Attualmente dovrebbero essere usciti i primi 4 volumi di questa serie. Se non sbaglio è ancora in corso anche in Giappone e sta diventando pian piano uno dei miei manga preferiti di sempre. Si tratta di uno shonen, il protagonista è un ragazzo, la storia è sviluppata attorno alla scuola, in particolare questo ragazzo non ha un amico del cuore, non ha mai avuto una ragazza, si sente un po' escluso dalla vita scolastica, dalle altre persone, non è popolare per niente, ma tutto cambia nel momento in cui finisce in classe con un suo vecchio amico d'infanzia con cui erano veramente super super legati e questo ragazzo è inoltre molto popolare. Il protagonista capita poi di fianco ad una ragazza che gli assomiglia perché è molto piccolina, ha magari un carattere abbastanza simile. È molto timida, ma si avvicina a lui per chiedergli aiuto perché vuole conquistare l'amico d'infanzia, questo ragazzo super popolare. Da lì si smuove qualche cosa fra questi tre personaggi, che ovviamente non sto a svelarvi. È una storia che parla molto di sentimenti, di amicizia, di sentirsi esclusi, di non sentirsi liberi di esprimere se stessi. E questo si fa prepotente soprattutto dal secondo, terzo volume in poi. È una serie che sto veramente amando proprio perché si sofferma moltissimo sui personaggi, entra proprio nel profondo e a me piace quando viene tirato fuori anche il peggio, il lato oscuro, diciamo, di certi personaggi. La sto trovando una serie molto carina con magari qualche momento un po' più buffo e divertente, ma soprattutto con diversi spunti di riflessione e momenti che ti spezzano un po' il cuore. Un'altra serie sempre di Planet Manga che sto seguendo è Beastars di Paru Itagaki. Questo manga ha un prezzo di copertina di 6,50€ e ho perso il conto dei numeri a cui siamo arrivati, devo essere sincera. Vado a controllare. Si tratta di una serie in corso in Giappone con al momento 15 numeri, di cui 7 dovrebbero essere stati pubblicati in Italia. Io sono un tantino indietro per recuperare i numeri, sono arrivata al quarto o quinto, però mi sta piacendo tanto e inizialmente non pensavo potesse piacermi. Sono stata attirata dalla trama un po' crime, perché la storia è ambientata in una scuola popolata da animali antropomorfi, quindi in questo mondo ci sono soltanto animali, ma vestono come delle persone, frequentano appunto la scuola, lavorano eccetera eccetera, e all'interno di questa scuola, dove ci sono sia carnivori che erbivori, viene ritrovato morto uno studente e si pensa inizialmente che sia stato il nostro protagonista Legoshi, che è un lupo grigio dall'aspetto un po', diciamo, terrificante, ad aver ucciso un suo compagno, e il mangiare effettivamente della vera carne è proprio un grandissimo divieto di questa nuova società. Infatti, nonostante ci siano dei carnivori a scuola, a loro viene data della finta carne, diciamo, tipo gli hamburger di soia per intenderci, non mangiano vera e propria carne, proprio per non attivare, diciamo, l'istinto predatorio di questi studenti, quindi per il quieto vivere della società. Molto molto interessante la storia proprio per questo, perché parla di diversità, discriminazione, sia a livello, diciamo, di razze fra gli animali, ma anche fra erbivori e carnivori, ma anche del senso di inadeguatezza che si prova nel periodo adolescenziale. Infatti, nonostante i protagonisti siano degli animali, sono come dei ragazzi. Il protagonista, in particolare Legoshi, ha un aspetto sì abbastanza rude, un po' aggressivo, ma ha un animo super super gentile, non farebbe veramente mai male ad una mosca. E si interroga spesso su che cosa sia appropriato per lui fare, insomma è molto interessante dal punto di vista proprio umano, nonostante si parli di animali. Una storia completamente diversa che sto seguendo è Dosei Mansion di Isai Waoka.
edito da Bao Publishing nella collana Aiken dedicata al fumetto giapponese. Al momento sono stati pubblicati i primi tre numeri di 7 ad un prezzo di 7,90 euro. È una serie molto molto delicata e carina, già a partire dal tratto molto molto kawaii. I personaggi vengono rappresentati con delle teste un po' più grandi del corpo, un po' sproporzionate. Gli elementi del viso invece sono piccoli piccoli. È molto particolare, il tratto sicuramente è molto distante dai manga mainstream che girano insomma al giorno d'oggi. E questa delicatezza, questa particolarità si evince anche dalla storia. Il protagonista è un giovane ragazzo che, terminata la scuola, decide di lavorare come lavavetri. La storia è ambientata in una stazione spaziale che ruota attorno alla Terra. Ormai disabitata, è diventata, diciamo, un'oasi naturale, non è più possibile vivere sulla Terra, tutta la popolazione si è spostata in questa stazione spaziale. Il lavoro dei lavavetri è appunto uscire dalla stazione e ripulire le vetrate. È un lavoro molto molto pericoloso ed è il lavoro che faceva il padre di Mitsu, il protagonista della storia. Scomparso in circostanze molto misteriose che Mitsu cercherà appunto di portare alla luce lavorando come lavavetri, quindi conoscendo anche i suoi vecchi amici, i colleghi di lavoro del padre. Questo lavoro gli permette poi di essere a contatto con tante persone diverse. La società è diciamo divisa in livelli e a seconda del livello corrisponde anche la classe, diciamo, sociale. Nelle classi più basse ci sono appunto quelle più povere e quelle più nobili invece nei livelli più alti. È molto interessante soprattutto dal punto di vista umano, perché l'autrice cerca di tirar fuori quelli che sono i piccoli drammi della vita quotidiana. E poi c'è questo mistero che riguarda la scomparsa del padre di Mitsu, che pian piano spero verrà risolto. Così come sono molto curiosa di scoprire come andrà, come proseguirà Summertime Rendering di Yasuki Tanaka, edito Star Comics al prezzo di 5,90 euro. Al momento sono usciti i primi tre numeri. Si tratta di una serie in corso che conta 8 numeri, se non sbaglio, per il momento. Questa è una serie proprio thriller, mystery. Il primo numero veramente mi ha sconvolta, anche i successivi due insomma mi sono piaciuti, ma il primo in particolare è stato quello che proprio mi ha sconvolta all'ennesima potenza. Perché oltre ad essere una storia un po' thriller e misteriosa, ha anche un pizzico di paranormale. In pratica, il protagonista di questa storia si reca nell'isola dove è sempre cresciuto, in cui non viveva da diverso tempo, perché purtroppo è morta la sua amica di infanzia, nonché, diciamo, sorella adottiva. È morta in circostanze appunto misteriose, perché inizialmente si pensa ad un incidente, è stata ritrovata affogata perché ha tentato di salvare una ragazzina più giovane, però di fatto vengono ritrovati dei segni strani sul suo collo, come se qualcuno l'avesse strangolata. E quindi si indaga su questo fenomeno, ma non solo, perché sull'isola iniziano a succedere delle cose molto particolari. C'è il mito, la leggenda delle ombre, ovvero di queste persone, diciamo, con le sembianze di altre persone. È difficile da spiegare, me ne rendo conto, ma non voglio nemmeno svelare più di così, perché il punto forte della storia sta appunto nel mistero, in questi colpi di scena e cose del tutto inaspettate. Anche se magari non vi piacciono, diciamo, i gialli, questo non è un semplice omicidio in situazioni circospette, andiamo ad indagare. No, non è assolutamente così, è quasi anche una rincorsa alla sopravvivenza. È davvero molto particolare, io sicuramente non gli sto rendendo giustizia in questo modo, ma il bello sta proprio nella scoperta di quello che avverrà dopo, che non voglio svelarvi. Terminiamo il video con due titoli invece un po' più dolcini. Il primo di questi è Perfect World di Ria Ruga, edito da Star Comics al prezzo di 4,90 euro, se non sbaglio. Al momento sono usciti tre numeri e in Giappone è ancora in corso con 9 numeri all'attivo. Si tratta di una storia sentimentale, abbastanza romantica, però particolare perché uno dei protagonisti è sulla sedia a rotelle. Quindi viviamo un amore un po' difficile, turbolento, perché di mezzo c'è la disabilità. E l'autrice, secondo me, è molto molto brava a sviluppare soprattutto il personaggio maschile di questa storia. Perché non cerca di impietosirci, non ci fa provare pietà o pena per questo personaggio, che in realtà è un personaggio
normalissimo. L'unica cosa è che non riesce, non può più camminare in seguito ad un incidente. E per il resto un ragazzo molto in gamba che si è laureato in architettura, che lavora appunto come architetto e proprio grazie al suo lavoro rincontra questa ragazza. Lei aveva una cotta per lui ai tempi del liceo e rivederlo suscita in lei tante emozioni e da quel momento in poi iniziano a frequentarsi. Potrebbe sembrare la classica storia di innamoramento di qualsiasi tipo di manga, ma il problema qua sta proprio nelle condizioni di salute del ragazzo, perché non è tanto il non poter camminare a creare problemi, ma tutte le condizioni di salute che sono conseguenti all'incidente che ha subito, il non essere spesso indipendente dal punto di vista appunto della salute quando si tratta di fare alcune terapie. Insomma, l'autrice cerca comunque di mostrarci anche il lato un po' oscuro della malattia, anche i momenti non troppo felici e particolarmente difficili. Infatti questo ragazzo in passato aveva troncato la sua relazione perché non voleva essere un peso per un'altra persona, non voleva dover essere dipendente anche dalla persona che amava, e quindi inizialmente ci sono dei problemi anche da questo punto di vista. Poi col passare del tempo ovviamente la situazione si complica anche per motivi diciamo familiari. Ultimo nuovo manga che sto seguendo è Blooming to You di Nina Katani, edito J-Pop al prezzo di 6,90€. Al momento sono usciti 5 numeri, la serie è ancora in corso in Giappone, se non sbaglio siamo arrivati al 7° volume. Si tratta di uno Yuri, le protagoniste quindi sono due ragazze che sono coinvolte diciamo dal punto di vista sentimentale. Una di queste in particolare è convinta di non poter provare amore, perché si è sempre immaginata il momento della dichiarazione come qualcosa di fantastico, farfalle nello stomaco, super emozione, ma quando poi un ragazzo le si dichiara non prova assolutamente niente ed è quindi convinta di non poter provare quel sentimento tanto speciale di cui ha letto spesso nei fumetti. Succede poi che a scuola incontra una ragazza più grande di lei, frequentano lo stesso club e questa senpai sembra essere come lei perché la vede rifiutare tanti ragazzi, quindi apre diciamo il suo cuore, si confida sotto questo aspetto, ma scopre che in realtà la senpai è innamorata di lei. E quindi nonostante lei non sia in grado di provare questi sentimenti, di ricambiare quindi l'affetto nei confronti della compagna più grande, inizia una sorta di, non proprio relazione, però percorso diciamo di conoscimento. È molto interessante questo manga perché al di là dell'aspetto sentimentale cerca proprio di approfondire i sentimenti, non solo quelli amorosi. Si concentra principalmente su questi due personaggi, ma ci sono poi anche altri personaggi all'interno della storia, sia ragazze che ragazzi. Si parla della paura di aprirsi, di dar voce ai veri e propri sentimenti, ma anche alle proprie insicurezze, perché al di là dell'aspetto sentimentale ci sono poi dei problemi anche di identità, di esprimere la propria personalità, che riguardano soprattutto il personaggio della senpai. Non vi anticipo altro, è un fumetto che magari parte in maniera un po' lenta, un po' classica, ma la delicatezza dell'autrice sia nei disegni che nel modo in cui affronta il tema amoroso, non ci sono scene sessualmente esplicite, al limite c'è qualche bacio all'interno di questa serie per il momento. Si focalizza soprattutto appunto sui sentimenti, su anche il rapporto di amicizia e soprattutto sull'essere se stessi, che è una cosa che è molto difficile. Molto molto carino anche l'anime che hanno tratto da questo manga, che ho guardato prima ancora di iniziare appunto il fumetto e che inizialmente appunto mi aveva lasciato un po' tiepidina. Con l'andare degli episodi invece ho capito che si sarebbe andati nel profondo e a me piace indagare a fondo i personaggi. Queste erano quindi le nuove serie manga che sto attualmente seguendo. Ovviamente fatemi sapere qua sotto nei commenti se state seguendo anche voi questi fumetti, che cosa ne state pensando per adesso o in generale che cosa state seguendo voi. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!